quella di pensare a un nuovo teatro, ma chiaramente uno spazio che può riflettere non solo sulle esigenze dell'arte contemporanea del teatro, ma anche sulle esigenze del quartiere. E questo nasce da una sensibilità, da una logica, da una filosofia, che l'arte possa e debba essere utile al contesto, ma anche che possa entrare in dialogo col contesto. Ci sono delle sacche, dei grossi quartieri che sono dei quartieri residenziali dove ci sono le persone che pagano le tasse, che hanno meno e meno finanziamenti, e fortunatamente in alcuni di questi quartieri ci sono più e più persone che si auto-organizzano per portare dei servizi. Per noi era importante magari lanciare una provocazione, una sfida, che è quella di utilizzare uno strumento come una repubblica immaginaria. Non tanto perché ci vogliamo separare dal resto del territorio, ma è come se fosse un esercizio per ripensare a che cosa siamo. Il concetto così, come lo esprimete voi, mi sembra una cosa un po' astratta. Magari possiamo iniziare a ragionare per quali possono essere dei punti piccoli di partenza dove provare a sperimentare questa idea. I'm trying to bless the day, I pray God makes a way. It's hard love, but I've got love as price to pay. And one mic, one beat will keep me astray. But I know someday I'll be what I say. Thank you. Woo! Dobbiamo creare una narrazione che fa parlare, no, di questa cooperazione di associazioni con una storia, no, che è unica, che uno può dire là qua si cammino. C'è la Repubblica. E poi all'interno di questo in realtà facciamo delle conquiste sul territorio di appropriazione, di assegnazione, di... Una delle prime azioni che potevamo fare è di creare una bandiera. E così è da più o meno 2 settimane che stiamo entrando nelle case o nelle associazioni per conoscere e parlare con alcune persone. Chiedergli proprio una tovaglia della loro vita domestica e disegnare sulla tovaglia il loro simbolo. Fare un serpentone anche di 20 o 30 metri, no? Da portare in strada, come i dragoni cinesi, come l'atto fondativo del quartiere. È la prima cosa che sotto cui stare tutti. Quindi per me è un vero piacere presentarvi Robby D, Lexis, Pisiano e Afron. Facciamo così. Sicuro queste cose le passate tu, devo appoggiarmi a qualcosa per non cadere giù, accetto una situazione.